Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Temptation Island sconvolto da una notizia incredibile. Un incidente ha visto un protagonista rischiare la morte per vene del polso tagliate. L'episodio è diventato virale sui social network con tantissimi commenti da parte del pubblico impaurito per quanto accaduto. Ora come sta il protagonista? Lunedì 26 giugno parte la nuova edizione del reality show dopo che Mediaset aveva deciso per un anno di pausa. Il programma andrà avanti per tutto il mese di luglio e durerà quindi circa un mese. Filippo Bisciglia è il conduttore di uno show che è stato registrato in Sardegna nel resort Is Morus Relais e sul quale vige massima segretezza per evitare che possano trapelare delle notizie. Sappiamo però quali saranno le coppie. Mirko e Perla. Eile e Federico. Manu e Isabella. Daniela e Vittoria. Francesca e Manuel. Alessia e Davide. Gabriele e Giuseppe. Intanto però l'attenzione dei fan è stata distolta da un brutto incidente che ha creato preoccupazione e di fatto alzato un polverone. Ma cosa è successo di preciso? Scopriamolo subito insieme. L'incidente che ha sconvolto Temptation Island. A pochi giorni dall'inizio di Temptation Island sono arrivate notizie incredibili e che lasciano il pubblico senza parole. Protagonista di questa brutta avventura è stato l'ex concorrente del reality show di Mediaset Chavi che aveva partecipato insieme a Valeria Liberati. A raccontare tutto è stato il ragazzo sui social network con una storia su Instagram senza tanti giri di parole. Ho rischiato di morire. L'oggetto del crimine che mi ha tagliato le vene del polso. Sono immortale da oggi. Mentre era in casa un mobile del bagno gli è caduto addosso causando il problema in questione. Il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le conseguenze di un semplice incidente che ha creato grande preoccupazione nei fan. La compagna Valeria Liberati, con la quale sta ancora dopo l'esperienza nel reality, ha specificato: "L'operazione chirurgica è andata bene. Gli hanno dovuto suturare un'arteria recisa, un tendine decisamente lesionato. Poteva andare peggio, è stato molto fortunato, anche se non si direbbe, però poteva succedere qualcosa di peggio. Sta bene, stiamo bene, io giusto un po' esaurita perché sono giorni che succede di tutto. Come andò a Temptation Island? Andrea, Chavi, Mario Capis aveva partecipato all'ottava edizione di Temptation Island al fianco della compagna Valeria Liberati con la quale, come visto, sta ancora insieme oggi. Non mancarono complicazioni tra i due che a un certo punto durante un falò di confronto si erano lasciati. È stata poi la ragazza a concedere una seconda possibilità al giovane, come raccontato su Instagram. Uscita da Temptation Island abbiamo avuto modo di parlarci più volte e di dichiarare l'uno all'altra quanto il nostro percorso sia servito a entrambi. Sono una donna che ha ricevuto tanto amore da questa persona, che a sua volta ha imparato tantissimo da questo tipo di esperienza. Capire i nostri errori e il male che ci siamo fatti è la cosa più importante. Valeria al tempo aveva aggiunto. In questo periodo ho avuto modo di rivedere in Chavi quello che era un tempo e non mi sento di vivere la vita con un grande rimpianto. Quello di non averci riprovato. I due si erano presentati al programma fidanzati da 4 anni con lei che aveva una bambina da una precedente relazione. Arrivavano con dei problemi perché lei avrebbe voluto fare un passo in avanti. Mentre lui si sentiva un po' soffocato. Al centro delle loro discussioni anche il lavoro di lui, organizzatore di eventi sempre circondato da splendide ragazze pronto a vivere la discoteca tutti i giorni. Perché si erano lasciati? La fine della storia tra i due, temporanea,
arrivò per l'atteggiamento del ragazzo. Xavi infatti aveva parlato con la singola Ilaria del suo lavoro all'interno di Temptation Island. Lì era arrivata la confessione sul passato, e cioè quella di aver fatto qualche errore, qualche stupidaggine, che la sua Valeria non aveva però mai scoperto. Quando accadde tutto però, Valeria è scoppiata in lacrime, con un grande dolore anche per le parole che il fidanzato aveva detto alla single Bianca, e cioè che non sapeva se fosse realmente innamorato e che lei era pesante e appiccicosa. Dopo queste parole anche Valeria sembrava tentata da commettere qualche errore. L'avevamo infatti vedere avvicinarsi al singolo Alessandro in maniera sospettosa, forse anche solo per far arrabbiare il compagno. E tutto questo era accaduto solo nella prima puntata. Da lì sono successe molte cose, ma i ragazzi sempre in bilico sembravano davvero averci messo una pietra sopra. Non mancarono le polemiche quando alla fine del programma lei tornò dal ragazzo, con i fan che parlarono di finzione per far crescere gli ascolti e in realtà nessun problema tra i due, tanto da vedere cosa è accaduto successivamente. La coppia però ha deciso di non voler mai né confermare né smentire le polemiche, semplicemente defilandosi dalle stesse per evitare ulteriori chiacchiere che avrebbero fatto solo del male alla loro coppia, concentrandosi sull'amore e la voglia di stare insieme. Ma come sono tornati insieme Valeria e Xavi di Temptation Island? Alla fine della storia Valeria sembrava convinta, specificando che aveva bisogno di stare da sola per capire cosa fare nella sua vita. Ha svelato che lui le aveva scritto diverse volte, corteggiandola anche con gesti e attenzioni che non riceveva da tempo. Poi alla fine, dopo un lungo periodo, Valeria si è convinta e siamo arrivati a oggi, quando i due stanno ancora insieme e sono felici l'una di fronte all'altro. E la paura di avere rimpianti ha fatto riscoccare la fiamma con i due, che hanno ritrovato l'amore e la voglia di andare avanti. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno le cose sono andate molto bene e oggi hanno ritrovato una serenità che non vivevano da molto. E noi gli auguriamo il meglio dopo questo brutto attimo di terrore. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh,